Cioè, pronto? Buonanotte, come ti chiami? Dove ci chiami? Ciao, benvenuto allo Sai Che. Ciao Michele, ciao Alfredo, sono Francesco Zito da Catania. Francesco da Catania, ciao Francesco. Niente, da voi volevo sapere, perché purtroppo tu sei stato un indovino, hai indovinato la professione a Catania. Ora volevo speranze da te e dei nomi importanti su questo nuovo calciomercato e cosa ne pensi veramente tu di Cosentino. Grazie, vi ascolto e sono sempre Sport Italia dipendente. Grazie. Ciao Francesco, io so come la situazione è stata vissuta a Catania e all'inizio, ovviamente, per le mie dichiarazioni della scorsa estate, quando ho detto il Catania, dopo un'ottima posizione quasi l'Europa, avevo detto attenzione, quest'anno si rischia la retrocessione in Serie B. Ovviamente mi sono beccato delle offese. Adesso, purtroppo, e sottolineo purtroppo, perché io per Catania ho un debole, adesso tutti mi dicono, sei stato un indovino, dici cosa faremo l'anno prossimo. Non sono né un elefante, né un polpo Paul, non sono assolutamente un indovino. Faccio delle riflessioni a voce alta. Ovvero, al Catania mancava una figura dirigenziale nel rapporto tra il presidente e la squadra e continua a mancare. Non penso male di Cosentino, perché Cosentino è un ottimo procuratore, ma è un procuratore, non è un uomo di società, non ha esperienza come uomo di società, per questo può fare il bene del Catania e non può fare il bene in assoluto della società. Pulvirenti, che ovviamente con Cosentino sicuramente avrà degli interessi e avrà una confidenza tale da portarlo addirittura ad avere un ruolo importante all'interno della società. Il problema del Catania è quello dello scorso anno e non è stato risolto dalla presenza di un attuale direttore generale o sportivo, da un uomo di campo. E quindi anche il prossimo anno, io sono sicuro che faranno una buona squadra, un'ottima squadra, ma anche l'anno scorso il Catania aveva in Serie A un'ottima squadra, Barrientos, Bergessio, poi è ritornato Cicciolodi, Spolli, Bellucci, comunque i calciatori c'erano. Poi delle cessioni del Papu Gomez, ad esempio, è stata illogica, però il problema del Catania non era la squadra, era la mancanza di un dirigente e quest'anno siamo punte da capo. La retrocessione sembra che non abbia insegnato nulla di particolare, punto. Lo sai Alfredo che è ufficiale Lumezzane da Renate torna a Maccabiti. Lo sai che a proposito del Catania, insomma, Calaiò è un predestinato perché si era già promesso al Catania, quindi tra i tanti attaccanti che hanno sondato questo...